Allora, buonasera di nuovo. Puntata di Voci Transnazionali in compagnia di Shadi Amadi, che è un ospite abbastanza ormai di casa qui su Libri TV, che conoscete bene, giornalista siriano e rappresentante appunto della comunità siriana in Italia. E ovviamente appunto parleremo di Siria, di una questione che purtroppo non ci riserva certo buone novità. Purtroppo la catastrofe continua e pensavo di andare per punti con Shadi, partendo da una piccola notizia che volevo commentare, volevo insomma che lui ci illustrasse meglio. Si parla, sì, ho letto appunto di un rapimento di un giornalista statunitense, James Foley, che è stato rapito, e ho saputo appunto che è stato rapito già il 22 novembre. Però questa cosa, insomma, è stata tenuta abbastanza, diciamo, un profilo abbastanza basso su questa notizia, forse anche per richieste della famiglia stessa. Un giornalista statunitense già peraltro rapito in Libia dai miliziani di Gheddafi. E la cosa, insomma, è abbastanza interessante perché in questo scenario di lotta contro, diciamo, il regime che appunto si sta consumando, sanguinosa lotta contro un regime che non accenna, diciamo, a abbassare i toni, insomma, ci sono bombardamenti e così via. Ecco, qui si tratta di un giornalista statunitense, potrebbe avere anche un riflesso a livello internazionale relativamente al fatto che questa battaglia, questo diciamo, tentativo di scalzare questo regime, come sappiamo, abbiamo detto già più volte, dalla comunità internazionale è stato di fatto una cosa insomma completamente trascurata e se ne è disinteressata. Shadi, su questo cosa ci sai dire? Ma che intanto aspettiamo di avere più novità riguardo al rapimento di questo giornalista. Non è il primo, ovviamente, che viene rapito e rilasciato. Faccio però ricordare agli spettatori poi che ultimamente di altri giornalisti che sono stati rapiti ce ne sono in Siria. C'è il caso famoso di un giornalista olandese che era stato rapito da, come si chiama, da un comando, diciamo, di stranieri, afghani e ceceni, e come avevamo già detto l'altra volta, c'è una piccola parte che arriva dall'estero che è esterna alla rivoluzione, vengono lì per questa loro idea di jihad, ed è stato proprio liberato questo giornalista olandese dall'esercito libero siriano. Ricordo inoltre che poco tempo fa, forse neanche un mese fa, era stato rapito un altro giornalista americano, mi sembra che si chiamasse Freeman, ma lo trovate insomma, non mi ricordo esattamente il nome, e dichiarò di essere stato rapito dagli uomini di Assad ed essere poi stato liberato, e quindi dava la colpa a questo giornalista al regime. Io credo che magari anche in questo caso sia un'operazione comunque del regime che vuole in qualche modo tentare di screditare l'immagine dell'opposizione di fronte ai paesi che hanno riconosciuto la coalizione nazionale siriana, che sono 130 paesi. Non è nuovo ovviamente il regime a questo tipo di giochi. Sì, io infatti adesso sarei passato per i punti che mi sono segnato anche a questo fenomeno che tu hai accennato dell'affluenza di persone che vengono dall'estero e cercano di appunto, vengono in qualche modo, si arruolano insomma in questo esercito diciamo di liberazione. Ne parleremo un attimo, però io volevo prima che tu ci illustrassi un pochino, come sempre, il livello di sofferenza in qualche modo delle popolazioni civili, stando che abbiamo saputo, leggiamo che i raid aerei continuano e che ormai veramente il livello di crudeltà arriva da parte di questo regime veramente a dei livelli mai visti, insomma. Come hai detto bene Gianni, in questo momento stanno usando gli aerei, quelli da guerra, per bombardare sistematicamente le varie città. Non a caso bombardano le panetterie, come ne avevamo discusso l'altra volta, anche per affamare la popolazione e piegarla, no? La città che rimane più colpita, a cui poi è stato dedicato anche il venerdì di questa settimana, come sai e come sapete, ogni venerdì viene dato un nome in Siria, è
Homs, che rimane la città più colpita con il maggiore numero di vittime fatte dal governo. L'azione comunque delle forze del regime, se la vogliamo mettere su un aspetto militare, non a caso usano massicciamente in questo momento gli aerei e i missili a lunga gittata contro i ribelli o contro anche le città, perché sanno che sul terreno non hanno abbastanza uomini per rivaleggiare o contrapporsi agli altri. Appunto ai ribelli. E Shadi, appunto parlando di quelli che sono poi in qualche modo dei dettagli abbastanza cruenti, ma che poi in qualche modo potrebbero fare la differenza, quindi dobbiamo anche citarli e parlarne. Uno dei, diciamo, dei livelli di non ritorno rispetto all'indifferenza fattiva che si registra a livello internazionale. Su questa vicenda era l'utilizzo delle armi chimiche e che appunto ho letto da qualche parte appunto che invece sono state utilizzate insieme anche a delle granate di un particolare tipo, quelle a grappolo, che mi sembra siano anche proibite dalle convenzioni internazionali. Ecco, volevo chiederti a te conferma se hai notizie appunto di questo del fatto che sia stato passato questo limite. E se è stato passato, perché secondo te non si dà giusto rispetto alle promesse di intervento, appunto, che invece erano state fatte? Sì, il limite è di sicuro stato passato, sono arrivate delle immagini, dei filmati, sia dalla piana di Ghouta, che è vicino a Damasco, e poi anche da Deir ez-Zor, dell'uso del fosforo bianco sopra le città. Anche a Homs sono state segnalate l'uso di gas e armi non convenzionali, e quindi questa linea rossa che diceva Obama è stata ampiamente oltrepassata. Non si fa nulla. Perché c'è l'Iran, ovviamente, come sappiamo, poco tempo fa il capo dell'esercito iraniano aveva detto che il dispiegamento dei missili Patriot al confine con la Turchia era il presagio per un nuovo conflitto mondiale. E quindi credo che non si andrà mai a fare nulla. Ma a questo momento, io ascoltavo proprio ieri su Al Jazeera, il discorso di Maaz Khatib, che è il presidente eletto della coalizione nazionale siriana, nella quale diceva che a questo punto non serve neanche più l'intervento, non lo vogliono, ma saranno gli stessi siriani a concludere questa partita internamente. Io credo anche che a questo punto la coscienza anche del popolo siriano si sia svegliata, si sia capito che nessuno ha fatto nulla in questi 2 anni, e quindi sarebbe forse ipocrisia, no? Tentare in questo momento di fare qualcosa per un tornaconto forse personale, e quindi si preferisce concludere questa vicenda così come è iniziata, e cioè da soli. Io Quindi, insomma, questo vai, vai dimmi, Shelley. ti voglio dire, sono concorde con questa opzione qua. No all'intervento militare, la finiscono da soli come l'hanno iniziata. Questo però vuol dire, Shadi, che stiamo viaggiando purtroppo con un conteggio macabro verso 50.000 morti, se non sbaglio. E li abbiamo anche superati e si teme che siano di più. Però purtroppo, visto che non c'è nessun'altra soluzione, io credo che si finirà per entrare dentro Damasco a breve, perché oramai la pressione dei ribelli intorno alla capitale è veramente forte. E quindi tutto sta nel tentare di concludere questa partita nel minor tempo possibile, perché si sa che il conteggio continua ad aumentare. D'altronde, che tipo di aiuto ci si può aspettare in questo momento da qualsiasi potenza internazionale? Se l'Iran ha detto che questo è un presagio, il dispiegamento dei missili Patriot al confine con la Turchia per un conflitto mondiale, neanche gli americani tenteranno di fare qualcosa. Ricordo che poi a breve, a fine dell'estate, teoricamente l'Iran entrerà in possesso dell'arma atomica. Certo, questo non tranquillizza nessuno, non tranquillizza neanche Israele, insomma. Però volevo approfondire un pochino questa cosa. Allora, le armi chimiche, vabbè, tu hai detto, sono state già utilizzate.
l'installazione di questi Patriot ai confini, diciamo, dalla Turchia vicino alla Siria, non pensi che potrebbe essere, diciamo, un modo per cominciare a, non so, accampare anche delle truppe, ovviamente con la copertura della NATO, ovviamente, per un possibile intervento? Non potrebbe esserci anche questo dietro? Ma rimane comunque veramente difficile e molto rischioso fare qualcosa, perché l'Iran ha dentro la Siria migliaia di pasdaran schierati con le truppe del regime. Lo stesso vale per Hezbollah, che ha degli uomini, centinaia, forse migliaia di uomini della sua milizia presenti nel paese. Si rischia veramente di fare un conflitto regionale, perché la presenza di questi uomini è, diciamo, indiretta, quasi camuffata, cioè non c'è una dichiarazione precisa dove l'Iran dice, cioè ufficiale, noi interveniamo in Siria o anche Hezbollah. Sono tutti affiancamenti, c'è anche la presenza di sicuro di uomini russi, consiglieri militari a centinaia, e quindi non penso che si possa entrare. Ecco, la Russia, ha citato appunto quest'altro, diciamo, attore internazionale. Si è detto, si è letto che l'appoggio incondizionato e scontato della Russia si sia un pochino intiepidito in questi giorni, insomma, nei giorni scorsi più che altro. Ecco, questa cosa a te risulta? È una diceria, una cosa che non sta in cielo né in terra? Oppure c'è stato qualche elemento che veramente possa far pensare al fatto che appunto Assad non abbia più questo appoggio incondizionato, che insomma è una delle colonne del suo regime? Ma io, vedendo le ultime mosse che ha fatto la Russia, cioè di aprire insieme a, come si chiamava, l'Ahdar Ibrahimi, no? L'inviato dell'ONU, un tentativo di chiedere un dialogo nazionale da parte sia del regime con l'opposizione, sia un segno che qualcosa sta scricchiolando, no? E questo piano per tentare un dialogo nazionale, voluto da, soprattutto dall'inviato dell'ONU, che dice o dialogate o finirà in inferno la Siria, io credo che da parte russa, cioè l'accettare, lo spingere per questa soluzione, sia il segnale di un, non dico indebolimento, ma una della sua posizione, ma consapevolezza che così avanti Assad non andrà a finire, quindi è un tentativo di guadagnare tempo, il proporre una soluzione politica all'opposizione siriana, che peraltro poi non ha accettato, no? Quindi non vedo grossi cambiamenti, e credo che continuino ad arrivare aiuti, come ce lo testimoniano, insomma, molti video e molte, insomma, reportage, notizie che ci arrivano. Sì, notizie e reportage. Allora, io ho notato che uno dei principali, insomma, media che si interessa di tutta quanta la zona, che è Al Jazeera, ha citato in qualche modo l'esercito di liberazione, addirittura con delle sigle, se non sbaglio, tipo LCC, Comitati Locali di Coordinamento. Allora, volevo chiederti su questo due cose. Intanto, come valutavi il fatto che comunque Al Jazeera, insomma, in qualche modo citando, non nasconde appunto, in qualche modo legittima, appunto, almeno dal punto di vista mediatico, la presenza di questo comitato di liberazione? E poi, se non pensi in qualche... Ah, ecco, poi ecco, ti volevo chiedere anche come nell'area, che io penso che sia una cosa molto importante, nell'area, diciamo, intorno alla Siria, quali sono i paesi che più fortemente pongono la censura riguardo appunto alle informazioni su questa battaglia, e che quindi lasciano il proprio popolo, i propri cittadini più all'oscuro possibili, più possibile rispetto a questa vicenda? Sì, credo che Al Jazeera, insomma, abbia preso le parti di questa rivoluzione. Credo che sia un diritto di cronaca, una cosa doverosa che loro dovevano fare, non togliendo però alcune colpe che ha Al Jazeera, come ce l'ha anche all'Arabia, di non essere stata così efficace, ad esempio in quello che è successo nel Bahrain,
Ma quale, alla fine, ai tempi di oggi, quale televisione non fa questa cosa? Non strumentalizza alcune cause e altre ne copre? Nessuna. Non c'è una trasparenza totale dei mezzi di informazione. Non c'è nessun resoconto che sia oggettivo, no? Siamo tutti soggetti alle opinioni e poi i fatti ogni tanto spariscono. Allora, l'altra domanda che mi avevi fatto, Gianni, qual era la seconda? Praticamente, siccome io ritengo molto importante il supporto, ti do anche la premessa di questa domanda che non avevo fatto, forse il supporto dei popoli vicini alla Siria, anche perché sono vicini, anche più vicini di altri per cultura, per lingua, per tradizione e così via, volevo sapere quali di questi popoli erano informati meglio, cioè quale regime intorno alla Siria era meno oscurantista sui suoi media. E quindi di conseguenza quali comunità intorno alla Siria sono informate effettivamente di quello che sta accadendo? Quello che sta accadendo nel paese, in Siria? Beh, S sì. tutte quante oramai con le televisioni satellitari, insomma, Al Jazeera, l'Arabia, questi canali, poi sono tutte popolazioni arabofone, quindi riescono ad arrivare alle notizie. Tutte quante sono informate. Poi cambia da paese a paese il contesto o come vedono questa rivoluzione. Cioè, magari il Libano, tra le classi come si chiama? Quelle medie non vedono poi con tanto, dipende sempre anche dall'estrazione sia religiosa che politica, ma io notai quando andai a Beirut qualche mese fa e chiesi a una persona: tu come la vedi la situazione in Siria, senza dire ovviamente le mie origini, lui mi disse: guarda, da una parte vedo brutto, cioè dal regime è un male, ma dall'altra parte mi chiedo se non ci sia ancora più male, no? A parte che poi ci sono paesi che questa rivoluzione in Siria la vivono intensamente, stando vicino al popolo siriano, altri che invece la vivono meno. Paesi in cui viene quasi, come possiamo dire, diventa parte di un'ideologia, parte di una politica giusta, giusta per via della sofferenza, per via dello spirito arabo di unità. Insomma, cambia veramente la percezione di questo conflitto da paese a paese, ma nei paesi limitrofi viene ovviamente lascia perplesso, lascia sgomento, no? Il fatto che un governo possa massacrare così il suo stesso popolo quando contro Israele non ha mai scagliato un missile da 30 anni a questa parte. Sì, certo, Israele è un altro attore importante della vicenda che osserva ovviamente con preoccupazione, soprattutto diciamo, il riarmo, l'armamento dell'Iran, insomma, che è una minaccia costante. E quindi parliamo anche appunto, come tu avevi accennato, un pochino dei rapporti di, tra virgolette, popoli lontani rispetto a questo regime. Se per esempio io leggo che alcune autorità di San Marino avrebbero sequestrato delle vetture destinate a Bashar al-Assad, delle Mercedes che erano destinate appunto a partire per le coste siriane. Leggo anche di, per esempio, quel fenomeno che tu ci accennavi, cioè di persone che vengono dall'estero e si arruolano tra appunto questi comitati di lotta contro Assad. E per esempio gli australiani, addirittura ci sono australiani che vengono, magari pensano all'inizio di fare dei reportage e così via, però poi dopo si arruolano. E che cosa succede? Succede che l'Australia, si dichiara completamente ostile a questo tipo di collaborazione, tant'è vero che alcuni vengono addirittura, perseguiti penalmente, condanna addirittura il proselitismo, chi organizza, privatamente delle spedizioni per andare ad aiutare e affiancarsi a questo esercito di liberazione. Ecco, io ho letto appunto dell'Australia, mi è sembrato abbastanza un po' strano. Hai notizie di altre cose di questo tipo e soprattutto, secondo te, perché accadono? Ma c'è anche un aspetto curioso che è quello del turismo di guerra, come Ah, sì. questo turista giapponese, Gianni, ti ricordi Giapponese. bene, che va in Siria a guardare come la gente viene massacrata e bombardata. Che per me questo è
paradossalmente è più scioccante questo turista giapponese che va a vedere come vengono ammazzati i siriani per turismo che uno che va a combattere, perché uno che va a combattere è anche capibile. Allora, che arriva della gente dall'estero a combattere, certamente ce n'è in quale paese non c'è mai stato, no? C'è stato le brigate internazionali di fascisti che andavano in Spagna, no? A solidarizzare con Franco tanto tempo fa in base a un'ideologia, qua magari vanno in base alla religione, come abbiamo detto parecchie volte, è una estrema minoranza che fa parte forse il 5% del totale di tutti quanti i combattenti, no? Arrivano in Siria con l'idea, magari, di portare, sai, il califfato piuttosto che la jihad, piuttosto che idee strane, integraliste, che vengono, come ti ho detto, rifiutate dall'esercito libero siriano che c'è lì. Proprio l'intervista di ieri del Maaz Khatib, che è il presidente della coalizione, gli faceva la stessa domanda, il conduttore di Al Jazeera, sulla presenza di guerrieri stranieri, e lui rispondeva che sì, c'erano ed è una parte minore che vengono lì, e che questa gente qui, quando viene in Siria, perché pensa veramente di voler aiutare il popolo siriano, di partecipare alla sua causa anche di liberazione, no? Perché si sente proprio spronata con il cuore di farlo, va bene, ma se vengono poi per la loro idea di califfato, di fare uno Stato islamico, queste cose qui, e lo diceva Khatib, che è un imam, no? Moderato, allora lì hanno proprio sbagliato, perché noi, il nostro paese, è un paese per tutti quanti i siriani, cristiani, alawiti, sunniti, e questo noi non l'accettiamo. E non è raro, infatti, che ci siano stati scontri a fuoco tra questi gruppi qua, legati piccoli all'estremismo islamico, e gli stessi uomini dell'esercito libero siriano. Quindi sì, ci sono, però bisogna vedere anche come collaborano e se collaborano con gli uomini dell'esercito libero siriano. Sì, questo che dici sì, lo capisco benissimo, però volevo chiederti, tanto appunto per fare un po' l'avvocato del diavolo e in qualche modo dare voce a delle preoccupazioni forse anche fuori luogo che, diciamo, tra virgolette, l'Occidente può avere. Io penso che all'esercito di liberazione siriano sia utile anche un appoggio, ovviamente, di tipo militare. E una cosa che può venire subito in mente era se organizzazioni tipo Al-Qaeda desse un appoggio, ovviamente aiutando a dare la spallata ad Assad, poi ovviamente potrebbe in qualche modo avere delle pretese sul futuro, insomma, della Siria. Ecco, tu in qualche modo sai dirci se questa può essere una preoccupazione plausibile oppure se è fuori di qualsiasi Un po' possibilità di realizzarsi. di tempo fa si parlava degli aiuti degli occidentali ai ribelli siriani, no? Quindi, se questi aiuti ci fossero stati, allora l'influenza occidentale sulla rivolta siriana sarebbe maggiore, saremmo forse tutti quanti filo occidentali o filo qualcosa, ma aiuti non ne sono arrivati. Anche Al-Qaeda, piuttosto che le formazioni islamiche, sono poche, come ti dicevo, ci sono proprio una tendenza a non avere la stessa idea, la stessa ideologia. E quindi a causa di questo accadono scontri a fuoco, e quando si trova un accordo si chiede una collaborazione, no? Credo che chiedano una collaborazione, però poi i piani della Siria, come stavo dicendo, è per la costruzione di una società civile e un paese egualitario per tutti quanti. Certo è che il pericolo, il radicalismo, piuttosto che, insomma, questi clandestini estranei sul nostro carro, no? Mi sembra un po' piaciuto dire, continueranno magari ad avere più peso e ad aumentare di numero sino a quando questa soluzione non troverà una fine. E sono un anno e mezzo, quasi due, che andiamo avanti così. E poi non si può lamentare l'Occidente di quello che può accadere in Siria, dato che non ha fatto nulla. E non può neanche poi recriminare le scelte degli stessi siriani, no? A distanza di 2 anni in cui è stato fermo immobile a guardare. C'era un bell'articolo
sul blog Le persone e la dignità di Riccardo Nuri e Monica Sergentini, no? In cui si diceva, il titolo era Quei 60.000 morti che lasciano indifferente l'Occidente, no? E questo è il problema, l'indifferenza che l'Occidente ha verso questi morti. Sì, io capisco benissimo, è una situazione veramente difficile. Peraltro, parlando di futuro, ecco, volevo chiederti, siccome appunto ho visto questa sigla, LCC, Comitati Locali di Coordinamento, in qualche modo è una veste, organizzata di questo esercito di liberazione che può far pensare appunto a una organizzazione che possa poi prendere appunto il posto di questo regime, perché poi il problema è sempre il dopo. L'abbiamo visto per esempio con l'Iraq, insomma, eliminato tutto quanto un regime col suo apparato, poi dopo chi mettere al suo posto e coordinare, eccetera, è molto difficoltoso. Ecco, questo LCC che ho letto, Comitati Locali di Coordinamento, ecco, sono quindi in qualche modo qualcosa di organizzato o siamo ancora a livello, insomma, di guerriglia? Sono l'opposizione sul terreno. Sono i LCC, i Local Coordination Commit, no? I comitati locali di coordinamento. E guarda caso che la portavoce di questi comitati in Siria è una donna ed è drusa, cioè non musulmana, non cristiana, ma drusa, senza velo. È anche una scrittrice ed è lei che coordina questi qua, coordina quindi le piazze, e poi c'è anche Omar Idlibi che si chiama, che è un altro portavoce, no? Insieme a loro c'è una donna che si chiama Razan Zeitune, un'altra donna occidentale, se la vediamo per il colore della pelle, insomma, i lineamenti così, che faceva l'avvocato, ed è lei la persona responsabile che conta i morti, ci dà il numero delle vittime che poi escono su Al Jazeera o che lancia. Riprende. Questa donna ha vinto il premio Sakharov dell'Unione Europea l'anno scorso. Il suo marito è stato arrestato parecchi mesi fa e lei è ricercata, ma ha detto io starò in Siria sino a quando tutto quanto non avrà fine. Ho capito, Questi quindi insomma. coordinamenti locali in Siria dipendono da due donne, questo veramente ci deve far riflettere. Sì, infatti, quindi diciamo la cosa va avanti sotto i migliori auspici in questo modo, in questo senso, perché insomma sappiamo benissimo che magari spesso ci sono dei pregiudizi riguardo alla condizione femminile che riguardano tutto il mondo arabo, tutto il Medio Oriente, invece sono convinto che insomma, ecco, sono pregiudizi spesso infondati. E niente, io adesso andando verso la conclusione volevo farti un'altra due domande. Una era, mi sembra di aver letto che di recente il capo delle forze armate, se non sbaglio, appunto di Assad, aveva appunto abbandonato, aveva in qualche modo disertato e quindi pensa quindi che questa penetrazione di questi desideri appunto di liberarsi di Assad sia arrivato ormai ai vertici o quasi del regime. E leggo anche appunto di, forse non so se ho letto bene, se la notizia è fondata, di una guerra tra carri armati, alcuni presi dall'esercito di liberazione, altri ancora in mano all'esercito di Assad, fedele a Assad. Quindi diciamo la vicenda soprattutto ormai nell'esercito appunto di Assad è veramente quasi in rotta. Quello sì, citavi bene quel caso di diserzione, degli alti ufficiali continuano a disertare e poi alla richiesta che ovviamente gli viene fatta, come mai disertate dopo un anno e mezzo non l'avete fatto prima, loro dicono perché siamo sotto stretto controllo noi alti ufficiali da parte degli uomini dei servizi segreti, ci è difficile mettere in salvo noi e le nostre famiglie, che sono ovviamente numerose, no? E quindi comunque c'è una disgregazione, una volontà da parte di alcuni, non di tutti, di alti vertici militari di lasciare, ma non lo fanno. E poi, come citavi tu il caso di quella battaglia tra carri armati che veniva proposta da Repubblica, se non sbaglio, Sì. no? Video, e beh, come dicevamo prima, c'è il controllo del terreno della Siria, sul terreno, come dicevamo, da parte dell'esercito regolare è praticamente perso, insomma, se non intorno a Damasco e nel sud
del paese intorno alle grandi città, mentre le campagne sono totalmente sotto l'esercito libero siriano. Come ho detto, questa è una guerra oramai che, a cui servirà tempo perché perché i ribelli si impongano sopra come si chiama, contro l'esercito regolare di Assad, perché sta usando aviazione e missili. Ma speriamo che questa carneficina si concluda al più presto. Senz'altro, sì, è soprattutto anche ovviamente, tutta la carneficina, ma anche la figura vergognosa che sta facendo tutta quanta la comunità internazionale nel disinteressarsi di questa carneficina. Tu dicevi che saresti appunto per un non intervento, però io penso che perlomeno io sarei per l'aver trattato le cose simili in modo simile, insomma, se non c'è più ormai da tempo quella che era un Moloch, che era la sovranità nazionale, anche in caso di violazione dei diritti umani così palese e di carneficine vere e proprie, questa cosa appunto è crollata da tempo. Non vedo perché in questo caso si debba fare un'eccezione. Sì, ci sono interessi che conosciamo, geopolitici e così via, però è veramente un buco nero. Io penso che si porterà presso l'umanità, perché poi sappiamo che i regimi, quando se ne vanno via, lasciano un po' come la risacca della bassa marea. Chissà quello che si troverà. Si parla adesso di fosse comuni con persone decapitate, chissà quello che verrà un po' alla luce. Insomma, sarà una cosa veramente mostruosa. Cosa dobbiamo fare, Gianni? Purtroppo è così, è 40 anni che va avanti questa situazione. Comunque, come ho detto, personalmente non sono per l'intervento militare perché sarebbe molto ipocrita in questo momento farlo, perché si è lasciato veramente fare di tutto in questo paese. Poi bisogna chiederlo ovviamente ai siriani. Io questa è una mia opinione. Se loro mai lo vorranno, lo chiederanno, no? Allora ci sarà qualcosa che la comunità internazionale potrà di sicuro fare. Un ultimo pensiero mi sembra doveroso, un'ultima domanda sul ormai la comunità dei rifugiati. A quanto ammontano e che notizie hai in qualche modo? Ammontano oramai stanno aumentando giornalmente, soprattutto verso la Turchia, no? Che continuano a passare, si parla di quasi mezzo milione in questo momento nei paesi limitrofi alla Siria. Quello che preoccupa sono, come diciamo sempre, i rifugiati interni al paese che non godono di un minimo di assistenza, no? E che sono invece svariati, milioni che dormono sotto gli ulivi. E questo è un grosso problema. La comunità internazionale può fare tanto, no? Sotto l'aspetto umanitario. Cioè stanziare dei soldi per mandare del mangiare le persone dentro il paese coperte e tentare almeno di ridare a loro un minimo di dignità a tutte queste persone. Bene, Shadi, ti ringraziamo appunto per questo tuo report sulla vicenda siriana, per essere stati con noi qui su questa trasmissione in diretta su Libri.tv, trasmissione appunto che, come le altre, è stata registrata e verrà messa su YouTube e potrà essere utilizzata e commentata da tutti coloro che lo vorranno. Ti auguriamo un buon 2013 e tanta tranquillità e prosperità in un futuro migliore a tutto il popolo siriano, sperando che questa vicenda non si trasformi in una carneficina senza fine, veramente, perché è vero che, insomma, 50.000, 60.000, insomma, sono vite umane, e che, insomma, si riesca ad arrivare a una svolta quanto prima. Ci riusciremo e ci vediamo a Natale dell'anno prossimo a Damasco. D'accordo. Va bene, Shadi, grazie ancora. Restate con noi su Libri.tv. Grazie.